presentazione. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti. Oggi è il 10° anniversario dell'International Cosmic Day, che come avete visto è diventato ormai per la nostra collaborazione un appuntamento fisso. Devo dire, è piuttosto emozionante pensare di far parte tutti insieme di un'iniziativa organizzata a livello mondiale in cui tanti vostri colleghi si dedicano alle stesse attività di ricerca, in particolare a misure che, come sapete, sono orientate allo studio della radiazione cosmica. Quest'anno abbiamo deciso di proporvi un'attività dedicata alla nostra declinazione artica e in particolare, come avete visto dalle indicazioni che mi sono state mandate, abbiamo deciso di proporvi un'analisi dei dati raccolti con l'esperimento Polar Quest. Anche a voi ragazzi, sia ragazzi del Righi che dello staff di Trinitapoli, fatevi una bella foto, mandatecela. Eccovi, buongiorno ragazzi. Ragazzi, avvicinatevi. Ma anche il professore vogliamo vedere, Sì, ma ti abbiamo già mandato alcune foto. Ah, perfetto, vabbè, siete efficientissimi, non stavo guardando la posta, ero concentrata su di voi. Ragazzi, grazie mille, benvenuti, lascio la parola anche a voi e complimenti di nuovo. Good morning, everyone. My name is Paolo, and I am attending the last year of the Liceo Classico dell'Aquila Staffa in Trinitapoli. Even this year, our school is taking part to the International Cosmic Day, and like the other schools, we have carried out the Polar Quest mission aboard the Nanook, 13 July 2018, variation of the rate cosmic rays with the both inclination angle data analysis. Before showing the data, I would like to thank for the valuable contribution our teachers, Professor Margherita Lafata and Giacomo Di Staso, the external experts, Professor Marcello Brescia from the Physics Department of the University of Bari, and Dr. Daniele Monterisi, former student of the Staffa High School and a master degree in computer science. Here we can see the position of the Polar 01 detector, which is located in the Svalbard archipelago in Norway, in North Pole. If we visit the EEE monitor webpage, in which we can see the monitors of all the EEE telescopes, we notice that there are currently four detectors similar to the one we have analyzed before. And they are Polar 01, 02, 03, and 04. These detectors are the only ones to be active because the other EEE telescopes are in a standstill position, as we know, waiting for the replacement of the current gas mixture, sulfur hexafluoro and tetrafluoroethane, with other non-polluting gases. Thank you, I'll pass it over to Loretta. In this slide, we have summarized all the steps useful for the making of a required analysis graph. The first plot obtained represents the rate as a function of the elapsed time relating to 30 July 2018. We can observe three time intervals. The first section from the left, events are recorded. The second section, the detector is turned off, so there are no recorded events. The third section with date resume. In the first section, the moment of decrease in the date due to the Nanook silting is clearly evident. This slide showed the calculation of the time intervals that made it possible to determine the starting time of the boat inclination, the time of the suspension of the data tracking, and the time of its resume. As you can see, the inclination phase begins at 3:10 a.m.
The Polar 01 is shifted off at 4:05 a.m. and data resume at 1:57 p.m. In this plot, the first stretch is elated where the decline phase is evident. I will pass it over to Alessandra. Okay, so in this slide, this show how to get to the column cos squared theta, which is necessary to correlate the rate with the cos itself. The column F contains the values measured by the accelerometer in terms of the Z component of the acceleration measured with respect to G, therefore corresponding to the cosine of the zenith angle theta. As you can see, when the detector plane is perfectly horizontal, the zenith angle theta is zero and the component GZ coincides with G. While when the theta is larger than zero, GZ will be equal to G for the cosine of theta. The angle theta is the angle between the detector perpendicular and the axis of the ship's angle. In this slide, on the x-axis is represented the cos squared of theta, while on the y-axis is represented the rate of the mound floor as a function of the zenith angle. In order to better highlight the points of the graph, we have narrowed the field of action in the scale of the representation of the two measures. In order to make the representation of this graph, we have used a trend line, and I'll now explain you the steps to get there. The first step is to position the cursor on the on one of the points on the graph, and with the right mouse button, select the item at the trend line. So once we have obtained the trend line, we have its equation and R squared. The assumed trend line and the values of the R squared parameter that defines the goodness of the fit are displayed on the graph. The more of the values of R squared are close to one, the more the degree of agreement between the points and the linear trend are accurate. In fact, the R-squared index evaluates how much the individual observation differ from the regression line. So if you build two regression models on the same data set, the model with the largest R-squared will be the one that will have the least discrepancies between the observed and the expected values of the rate. Thank you for your attention. Now I'll pass the word to Professor Di Stazzo for the conclusion. Grazie ragazzi, sono stati veramente bravi. Io voglio subito precisare che sono ragazzi del liceo classico e non solo, ma fanno veramente pochissime ore di materie scientifiche. E, nonostante tutto, noi stiamo cercando di introdurre i nostri studenti all'analisi dei dati utilizzando due programmi diciamo con potenzialità maggiori rispetto ad Excel, che sono il Root e il Python, e lo possiamo fare grazie soprattutto alla disponibilità del professor Marcello Brescia e poi di un nostro studente, oggi ormai dottore con laurea magistrale in informatica. E quindi per iniziare abbiamo visto che disponendo di altri dati, oltre all'angolo zenitale e al rate, abbiamo correlato questi altri dati disponibili per tirar fuori altre conclusioni utili. Per esempio, utilizzando la rappresentazione dell'angolo zenitale in funzione del tempo, possiamo osservare come all'inizio l'angolo variava giustamente perché il Nanook stava navigando e quindi si ha un'oscillazione dai 0 ai 20-22 gradi. Poi a un certo punto il tratto diventa praticamente lineare e questo con l'aumento dell'angolo corrisponde esattamente al momento dell'insabbiamento del Nanook. La cosa interessante da osservare è che il secondo tratto ha un angolo praticamente costante. Quindi noi riteniamo presumibilmente che si sia provveduto a riaddrizzare il Nanook pur rimanendo ancora insabbiato, magari aspettando il momento dell'alta marea per riprendere la navigazione. Sempre utilizzando la rappresentazione con il root, anche in questo caso possiamo vedere come il tratto iniziale e il rate varia con una certa fluttuazione dovuta al moto ondoso, poi c'è una rapida diminuzione, mentre nel tratto di ripresa dati il rate si mantiene praticamente
praticamente stabile. La cosa interessante da osservare nel primo tratto è che la media del rate va da per circa 2 ore intorno ai 30 Hz, poi aumenta di fino a 32 Hz circa, e poi ci abbiamo il decremento fino ad arrivare al momento dello spegnimento intorno ai 26 Hz. Correlando la pressione al tempo, il grafico, diciamo, tira in inganno, in quanto può sembrare che c'è una brusca variazione di pressione atmosferica, in realtà la variazione è di pochi millibar. Se andiamo a correlare il rate con la pressione atmosferica, notiamo, soprattutto dell'ultimo tratto, che all'aumentare sia pur di poco la pressione atmosferica, ci si dovrebbe attendere una diminuzione del rate, invece vediamo che sia pure di poco, anche il rate va ad aumentare con l'aumento della pressione. Quindi la correlazione inversa non la riscontriamo. Mentre quest'altro grafico ci dà indicazioni della temperatura all'interno del rilevatore, che come vediamo, anche qua non dobbiamo impressionarci dei valori intorno ai 30 gradi all'inizio, e questo perché all'interno dei dispositivi elettronici ovviamente producono calore che riscaldano l'ambiente dove si trova il rivelatore. Al momento della ripresa dati, infatti, la temperatura è relativamente bassa, intorno ai 22 gradi, e poi chiaramente porta ad aumentarsi. Le trasparenze che abbiamo realizzato con l'analisi del RUT sono tante, poi magari nella presentazione che sarà messa a disposizione sarà disponibile a tutti. Noi, per motivi di tempo, vogliamo soltanto rappresentare quest'ultima analisi fatta sovrapponendo due grafici, uno relativo al periodo intero del rate in funzione del cos quadro phi e l'altro invece relativo al primo periodo con l'analisi dei soli eventi verticali. Appare subito evidente una cosa, che i fattori di potenza delle due linee di tendenza sono praticamente uguali, 21,46 e 21,66. Invece quello che ci dà l'indice che ci dà la bontà di approssimazione della linea di tendenza è quella senz'altro relativa al periodo finale, dove la barca era praticamente ferma, con l'angolo praticamente zero, con un chi quadro che diventa 0,4 rispetto allo 0,7 dell'analisi dell'intero periodo. La stessa analisi, proprio per poter far vedere ai ragazzi come è possibile ottenere gli stessi risultati con questi programmi che, diciamo, il Python è diventato il programma di punta, soprattutto per analisi di un numero notevole di dati. Se lo si fa con Excel, arriva alla potenzialità di calcolo e poi taglia i dati. Invece con il Python è possibile effettuare analisi più dettagliate. Questo è tutto, grazie a voi per l'attenzione. Ancora grazie, e una parentesi. Guardate che io sono 15 anni che partecipo al progetto AAA. Quello che ha fatto il Centro Fermi per la divulgazione della cultura scientifica è qualche cosa di enorme. Lo dico veramente, forse sono il docente più anziano, diciamo, della collaborazione. Di questo sono veramente grato a tutti. Un saluto all'attuale coordinatrice, che è Marina, nostra carissima amica. Grazie a tutti. Bene, grazie a lei, professor Di Stasio, e complimenti a tutti quanti i suoi studenti, come sempre, d'altronde, complimenti a tutti i ragazzi che hanno finora parlato. E adesso...